va bene. La numero 2 pure va bene, Topolino che si mangia o gatto. E questa qua è la notizia di mia sorella, notizianza, notizia che fanno venire l'ansia forse. Dice, scrive bello bello in stampante e poi lei dice che non capisce bene la mia calligrafia, ha dato la sempre difette la sorella mia. Ma questa volta devo combinare il servizio, cara Anna Maria, vengono servizi a preparare. E mo prima se non ci riesco, devo fare uno scoop che deve rimanere a bocca aperta. Ma che dico uno scoop? Io ad essere uno scoppone. Ma intanto questo mi aveva una persona che stava aspettando, ha detto che veniva già sei in ritardo. Ne aspettavo uno ogni quarto d'ora. Teresa! Teresa! Dottor Bianco, dite! Quella persona che aspettavo, dico, ma quando arriva? Urimi, un poco brutto. E vabbè, ma perché ve lo dovete sposare? Brutto, ma non, signor, fatelo entrare, ma come... Quando mi venite a dire che è arrivato? Io sto in ansia, sto sulle spine, fatelo entrare, fatelo entrare. Avanti, eccomi qua, eccomi qua. Eccomi qua, accomodate, benedetto uomo, io sto aspettando e voi arrivate in ritardo. Amico, ho avuto da fare stamattina. Ah, sì? Ho fatto un brutto intervento. Ah, che facete, per un infermiere, voi? A quale infermiere? Ci vanno da uno ospedale. Ah, poi parliamoci chiaro, sentite un poco, ma voi avete fatto mai il guappo? Ma che scherzo? Ma nella mia vita artistica ci ho fatto un sacco di personaggi. Un capo, un pomino, un schiattamurto, un litrale. Sì, ma ho capito, capotto, io avevo tanto pregato, avevo insistito. È un momento, aspettate un momento. E questo che cosa è? Che modi sono? Giovanotto, vieni qua, ecco il cappello. Mi tenga pure un aiutante, modestamente. Ah, il vostro aiutante? Ho visto che fosse un capo... Guardi a spalle, fatemi vedere, vedere. Oh, benissimo. Mettetevi un poco il cappello, gentilmente, abbiate pazienza perché... Ecco qua, giratevi un poco su voi stessi. Come su? Siete bellissimo. Oh, accomodatevi, vi spiego tutto. Sentite un po'. Spiegamoci... Ditemi. Tutti i dettagli. Voi dovete andare al salone a Via Rua Catalano. Ah, ci capito, un salone che metto un ferramento. Esatto. Un barbiere che tu lo voglio curto curto. Lo conosci? Lo conosci? Oh, e lo stiamo a cavallo. Lo sento cori. La vita avrei io. Non lo posso proprio a barriere. E allora questo gioco a nostro favore, io mi raccomando, noi dobbiamo fare un'intimidazione. A chi se la veda fa, la veda fa la subba con passeggio. Ma dovete impedirla, la fa mettere paura. Is e a chi l'altro con barile che te la vede. Che baffè. E lo suo aiutante, chi l'hai nata che manca. Una stipa di servizio, amica, non mi date l'occasione e ce lo farò con piacere. Allora voi entrate là dentro, portateci alla stella, vi sedete, lo facete. Te lo dovete dare proprio l'impressione di un guappo autentico. Voi mi raccomando, ma vi dovete far rispettare, per carità. Ma saltate, facete fare barba, capelli, frizione, brillantini, insomma, tutte quelle che ci potete scroccare, scroccatecelo, va bene? Ma c'è pure la macchina, là. Non signore, dovete dare... La frizione. Ma non signore, la frizione ai capelli. Ah, io guarda, è un bacino spiritoso, però una cosa. Mi è venuto così spontaneo. Volete fare abbattuto, vabbè, comunque andate là, vi sedete, facete fare tutto il servizio, voi siete e non pagate una lira. Ma manca si macinano. Però, la mancia non vi dovete scordare. La mancia, se no... No, io ci tengo a queste cose, sì, perché uop, non va a servizio, ma la mancia non si scorda. Uop. Ci intendiamo. Ti farò un bel servizio. D'accordo, voi mi raccomando. La mancia deve essere sostanziosa e non la dovete dare al corto. No, o giù. Io faccio una bella... Io faccio in fretta. Facciamo così, dateci una bella centimina lì. Una bella centimina giù, roppa come la tua servizio. I servizi ve ne uscite e questo è il vostro compito. Non dovete fare più niente. Tu capotti, io giù, per te voglio. Questa è la bella centimina lì. E così che lo si mangia pure un limone. E si va a buscare. State in mano a parte, scendemi da lì. Che devo chiudere le notizie, devo impaginare. Non vi preoccupate. Una bella scena, non vi scordate. E volete andare?